Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e ben ritrovati in un nuovo episodio di Expeditions Conquistador. Allora, prima di tutto togliamo l'apprendimento. Seconda cosa, dobbiamo tornare su Atlax... Xalapa. Era qua Tlaxcala? No. Non mi ricordo più, Xalapa. Poi dobbiamo fare l'alleanza tra Xalapa e Tlaxcala, che... chi è? Boh. Vabbè, niente, Papantla, Tlaxcala, Xalapa, Cacalapa... So più niente. E nulla, quindi andiamo in questa direzione, vediamo se troviamo per caso qualche cairn, qualche erba, niente, dobbiamo accamparci. Allora, siamo messi malino, diciamo, perché abbiamo un po' da cacciare, un po' da fare di nuovo delle barricate, un po' da fare... E c'è veria cosa che... Ah, è un guardia. Ok, sì, è quello che era stato molto male perché l'avevano attaccato. Chi è che avevamo messo di altro? Il nostro pattugliatore, che vabbè, l'abbiamo messo là, quindi no, sono tutti a posto. No, lui deve erboristeriare. Speriamo che basti. Allora, recuperazioni. Qua abbiamo una di carne per tutti. No. Manco per ridere. Però... abbiamo trovato 15 di carne, ottimo. E 9 di metallo, buono. L'ho mandato là nelle caverne perché effettivamente adesso avremo bisogno di un po' di tutto per rifare sia trappole che barricate. Barricate altre due, trappole altre tre almeno. Da stare tranquilli per una battaglia. Quelle comunque ci hanno salvato tanto perché la battaglia è stata estremamente più facile col fatto che loro non potevano passare. Anche se col senno di poi avrei usato quelle barricate in modo diverso. Sì, dobbiamo fare il passo di montagna in là, però se possiamo prendere un po' di carne qua. Accampiamoci appena prima di sto maialino, così domani lo utilizziamo. Medicina siamo a posto, medicina 33. Come il vecchio programma del telegiornale. Allora, facciamo un attimo che tu non hai niente da fare, per cui ti mettiamo a pattugliare, visto che sei il nostro esperto pattugliatore. E abbiamo 14 da conservare, per cui direi tu conserva. E tu al posto che fare le barricate conservo che siamo 14 puliti. E speriamo che caccino qualcosa. 181 di tesori, ma bravissimo, bravissimo. Così siamo sopra 2000. Ce ne mancano 3000 che sono una vagonata, ma vabbè. Mi ho trovato solo 9 di carne, ma tanto adesso abbiamo questo bel cinghialino. Top. Allora, dove dobbiamo passare? Di qua su. Non so se possiamo circumnavigare questa foresta, dobbiamo passare dall'altro lato, ma... boh. Di qua si passa? Si passa, sì. Per fortuna. E nulla. Sì, tutto a posto. Ah no, dobbiamo accamparci adesso. Allora facciamo che... conservare, ne abbiamo ancora da conservare. Sì. Come ieri. Lui lascerei sempre loro due, a meno che non abbiamo uno da 5 pulito, ma no, mi sa di no. No, e darei una doppia razione a qualcuno. Tipo a... No, ma stanno tutti bene, dai. A parte Anacaona, perché Anacaona è così triste? Boh, tieni due di carne a cavone. Adesso si triggerà Ruiz che vuole ucciderla. No, per fortuna. 9 di carne e 6 di metallo non è male. 6 di metallo? No. È di metallo! Andiamo dritti per dritti. Se trovassimo qualche altro cinghialino non è male. Anche se tante di quelle provviste che comunque... Probabilmente dovremmo avere... Ah, guarda, l'ho chiamato il cinghialino, eccolo là. Allora, facciamo, no, uno di carne per tutti. E... Allora, tu vai a cacciare, che da conservare non si conserva più. Sviluppare, tu fai barricate. E vada così. 10 di carne, 6 di corda. Not bad. Allora, andiamo su verso il cinghialino. Facciamo la tappa a bere. Ok,
16 di carne, che non è male, così almeno ci riavviciniamo a quota 400, che è un bel traguardo, diciamo, vuol dire che siamo tranquilli, anche se ce la rubano, anche se c'è la gente che ci sta male. Ah, questa era la croce che avevamo trovato del soldato di Quintero. Di Quintero, di Teotihuacano, là, come si chiama l'altro. Allora, facciamo che restare così perché tanto abbiamo già preso un maialino prima e abbiamo infatti 13 da conservare. Allora, tu conserva e tu conserva, le barricate le fai domani. E una di carne a tutti, sì. Ah, di notte mentre i tuoi seguaci si stanno già addormentando, una delle pattuglie rientra affannata e in piena agitazione. Poche centinaia di passi dal cappello è stato rinvenuto lo scheletro di uno spagnolo che tiene stretto un forziere. Direi, seppellisci lo scheletro e prendi il forziere. 500! Ordina ai tuoi uomini di scavare una tomba mentre realizzi una croce improvvisata. I tuoi uomini interrano con attenzione i resti dello scheletro, assicurandosi che non si stacchi nessun arto. Mentre la tomba viene chiusa, fai un breve discorso adeguato all'occasione. Ok, qui siamo a quanti tesori? 2600, siamo a metà di quelli che ci servono praticamente. Di barricate siamo più o meno a posto, forse ci conviene in questo momento passare sulle altre, perché se dovesse poi avere dei problemi, meglio essere sempre pronti, sempre pronti. Questo è un consiglio che do a chiunque, di essere sempre pronti. Ma ci sono delle erbe, andiamo a prendere delle erbe, anche se secondo me siamo pieni anche di erbe in questo momento. L'intero qua siamo a 149, sì, per cui non dovremmo avere problemi a breve. Però, no, diciamo che ci accampiamo qua vicino alla strada. Sì, facciamo così, dai. Qui siamo più vicini, allora diamo una di carne a tutti, visto che se ne abbiamo. Abbiamo da conservare 14 su 14. Top. E lui svilupperà un altro momento. Dato che abbiamo carne, conserviamola. Abbiamo perso 33 di metallo. Porca miseria, è tantissimo 33 di metallo. Come si è messo? Lui ne ha trovati 7, però. Vabbè, no, 85. No, dai, siamo messi bene, siamo messi bene. Tanto comunque di quelle cose là siamo abbastanza a posto. Allora, unica cosa adesso non è che mi vogliono picchiare di nuovo perché ho rubato una caona qua. Cioè, ce l'avranno con me per sempre, probabilmente. No? Epicteto torna di ritorno dalla sua missione diplomatica presso le tribù Totonache. Ti do il benvenuto a Xalapa con un enorme sorriso stampato sulla faccia. Sembra che sia più tranquillizzato. Cioè, tra l'altro ti ho salvato la figlia un sacco di volte con il save scamming. Per cui, oh, cioè, dovresti essermi più che felice, insomma, che ce l'ho io tua figlia. Ho grandi novità per voi, Julius Mazzetes. Ci sono state alcune piccole divergenze con Cempoala. Tuttavia, tutti i capi Totonachi sono d'accordo a unirsi a me contro il Tenochtitlan. Con la potenza combinata delle nostre tribù e con l'aiuto militare di Tlaxcala, rappresentiamo la più grande minaccia che gli Aztechi abbiano mai visto al loro dominio. Avete parlato, Cihuatón? Siamo stati attaccati da guerrieri di Cempoala. Il sorriso di Tepictoton si spegne. Quella vecchia bastarda traditrice, come ne siete usciti? Abbiamo ucciso gli aggressori, gli inviati sono sopravvissuti. L'incontro si è concluso rapidamente dopo questo episodio e sembra che Tlaxcala sia della partita. 600 tesori. Grazie agli dei che erano lì per aiutare a proteggere Cihuatón. Sì, Cihuatón. Farò portare le vostre ricompense ai vostri servitori, non appena concludiamo il nostro lavoro qui. Per quale motivo Cempoala dovrebbe ostacolarci? Il capotribù di Cempoala considera la sua città la capitale dei Totonachi e non è disposto a perdere pa parte del suo potere. Si è rivelato una fonte continua di guai quando ero nella sua città, ma grazie agli dei sono riuscito a esercitare la mia influenza dietro le quinte. Per farla breve, gli anziani hanno avuto ragione su di lui e Cempoala ha abbracciato la nostra causa anche senza di lui. Deve aver avuto notizia dei miei piani di negoziazione con Tlaxcala e per questo ha mandato i suoi guerrieri a rovinare l'incontro prima che io arrivassi in città. Forse pensavo che questo avrebbe rovinato i miei piani. E ora? Non possiamo attaccare direttamente un insediamento azteco finché non è tutto pronto per la guerra, ma nel frattempo potrete colpire le loro linee di rifornimento. Se attaccherete, raderete al suolo le loro fattorie e non saranno in grado di sostenere un assedio prolungato.
Tuttavia non sarà abbastanza a provocare una loro risposta su larga scala. Volete che uccida dei contadini indifesi? Solleva le mani al cielo. Questa gente è tutto tranne che innocente. Quella terra era nostra, era la casa del popolo totonaco. Sì. Quando gli Aztechi hanno deciso di espandere i loro domini, sono venuti qui e hanno preso la terra con la forza per usarla per le loro coltivazioni. Da allora la stanno sfruttando al limite delle sue possibilità. Ma, cioè, non è un'agricoltura intensiva, cosa mi stai dicendo? Tipic Toton. Stanno sfruttando la terra al limite delle sue possibilità, che, cioè, cosa stanno facendo? Una rotazione triennale delle colture? Questo è via di testa. Cosa vuol dire? Ai limiti delle sue possibilità. Cioè, non hai idea di cosa stiamo sfruttando adesso la terra, insomma. Quindi dobbiamo andare a massacrare delle persone a caso. Vabbè, oh, la guerra è la guerra. Andrò a fargli una visita. Tepic Toton ti stringe la mano di nuovo con decisione. Buona fortuna, Iulius Mazzetes. Nel frattempo io mi occuperò della logistica per la guerra. Ritornate qui quando avrete terminato con le fattorie. Saranno felici i miei seguaci razzisti di sta scorreria dei poveri contadini a caso nel mondo. Distruggi le fattorie. Ok, dove stanno queste fattorie da distruggere? Alle fattorie! Rubio Lausella. Adesso voglio i soldi, Rubio Lausella. A nord di Tenochtitlan. Ok. I lavori è un corno, perché qua siamo senza soldi. Posso commerciare un po'? Mi regali dei tesori per caso? Se io ti do delle medicine, tu mi dai dei tesori? Ha una bassa richiesta, però se... Cosa sempre 7? 35? Ok. Mm. 500 va bene. Ma invece di razioni le voglio, no? Quante razioni? 14 razioni per 100 tesori sono abbastanza, visto che ci ho messo una vita per fare 14 razioni. Diciamo che... Se dovessimo vendere dell'equipaggiamento, invece quanto... Aspetta un attimo, allora. No, qua allora. Io lo vendo, se senti, ti tolgo un attimo di equipaggiamento, vediamo un attimo quanto me lo valutano. Perché comunque... Un po' ne abbiamo, per cui diciamo che potremmo anche sacrificare 5 per avere dei tesori. 4 attrezzature per 300 tesori, non ne vale la pena, no? No, in questo momento no. Gli articoli dei tiratori cosa sono? Trappola di rete, trappola computer. No, ma tutto per tesori, noi abbiamo bisogno dei tesori, ma fortissimo, tu non sai neanche quanto. Ne abbiamo 740, quindi possiamo far salire di livello qualcun altro. Chi facciamo salire di livello? Chi facciamo salire di livello? Qualcuno di quelli che teniamo in battaglia, ma chi? Il medico? Ha senso fino a un certo punto. Pintado che caccia sempre, questo anche caccia sempre, sono al massimo di caccia, per cui forse è meglio... Maxare o l'esploratore o Eceverria. Ruiz ho paura a maxarlo, perché se continua a poppare questo evento qua o se lo lascio su non so quanto senso spenderci dei punti sopra di lui. A lui a pattuglia 10 è quello che mandiamo a pattuglia, Eceverria è quello che ha guardia 10. Sono tutte gente che già abbiamo maxato. Non so se è buono, questi sono tutti e due a 10 di caccia. Sarebbe più comodo avere qualcuno di misto. Ah, erboristeria già c'è un botto. Però potremmo mettergli del pattuglia o maxargli la caccia anche a lui. Cos'è che impara? Bomba fumogena. Allora, aggiunge 15% di attacco, 15 punti in difesa, 3 alla guida. Possiamo avere al massimo 3 ufficiali.
Massimo un tenente. Se avere massimo tre ufficiali. E quindi chi? Direi un cacciatore, un medico e un soldato. No, qual è l'abilità successiva del cacciatore? Sempre bomba fumogena, tutti bomba fumogena hanno. E ritirata anche qua ce l'hanno tutti, ok. È perché puoi averne poco, per pochi per cui di quel livello. Forse mi conviene allora a sto punto farmi un secondo veterano. Un secondo soldato veterano, tipo Iruenes. Iruenes ha 10, ha 9 di guardia. Potremmo portare lui a 10 di guardia. Tu com'è che stai? Tollerante, valoroso, narcisista. Tu? Pacifico, tollerante, prudente. Lei mi sa che è molto buona come cosa perché... Però c'è già un 9 qua. Se lo porto lei a 10 e porto su anche la... Ruiz che cosa che ha di altro? Ha una discreta pattuglia. Ok, facciamo così, facciamone un clone di Ruiz con i Ruenes. Vada, così almeno ce la teniamo come secondo. E allora, lui cosa avevamo dato come abilità? Aveva blocca e navigato. L'alabarda è migliore. Cos'è che ha lei al momento? Daga spada. E lei al momento ha spada e scudo. Danno medio, fattore di danno critico normale, 25% di bloccare, 25% del danno. La daga, danno massimo critico alto. Ok, ha daga e spada e scudo. Mentre invece lui è messo con cosa? Spada e scudo. È sempre spade, daga e spada e scudo, ok. Lei ha anche il moschetto, però volendo. Allora, lui aveva blocca. Ok, che non è male. Sì, vai. Perché deve tankare. E faccio qua e qua. Buono, e poi ho ancora dei punti che metterò da parte per far salire probabilmente lei, perché Ruiz ce lo dobbiamo togliere dai piedi. Appena avremo un po' di tesori lo lasciamo su. Per forza, dove dobbiamo andare? Scusate se vi ho fatto perdere tutto questo tempo qua, ma... Le fattorie, Robby Lausella? Boh. Boh, vabbè, andiamo in giù. Beh, 5.000 tesori, tra l'altro ce la facciamo farle prima di finire la trama. Non lo so, la trama qua mi sembra che stia andando abbastanza a concludersi, non sta succedendo un granché. A parte che è sempre stata, è molto lineare effettivamente. Per cui... No, io ho altri razzisti in squadra, ma visto che esce sempre Ruiz, penso che sia sempre solo lui. Tra l'altro ho guardato un po' su internet e sembra che quell'evento sia per forza legato a Ruiz. Cioè potrebbe capitare con altri razzisti, ma capita praticamente solo con Ruiz. Allora, lui è il nostro cacciatore che va di a cacciare, visto che non abbiamo più carne. Tu sei il nostro sviluppatore, per cui fai degli aculei che ci sono tornati molto utili la scorsa volta. Fanno un botto di danni effettivamente gli aculei se puoi costringere la gente a passarci sopra. E
si è messi molto bene di guardia e molto bene di caccia. Anche perché Irwene se l'abbiamo potenziata. Di medicine non abbiamo. Ah sì, abbiamo bisogno di medicine perché abbiamo venduto delle medicine. Per cui tu fai erboristeria, poi probabilmente potenzieremo lui. Allora, abbiamo trovato. Oh no, abbiamo fatto una culi e abbiamo trovato 175 tesori. Bravissimi, però solo 4 di carne. Ma almeno abbiamo un cinghialino qua. Buono, buono. Ok. La mappa non segna ancora niente. È qua. E questa è Tenochtitlan. No. Quatitlan. È un'altra città questa che non conosciamo. Ci accampiamo le porte. Riusciamo ad arrivare a prendere l'erba? No. Beh, andiamo qua. Ci accampiamo, prendiamo l'erba e domani ne parliamo. Come carne? Abbiamo carne per tutti? Sì, ne avanzano anche 4. Quindi, signore sviluppatore, fai che conservare. Allora, ho trovato 4 razioni, 9 di carne, nulla di eccezionale. Fammi dire come si è messi, 82. Aspetta, ma qua c'è un cinghialino. Ok, buono, là c'è un cairn, ma lo prendiamo poi domani il cairn. Allora, in realtà domani no, quando usciamo da qua, mi sa. C'è segnato altro sulla mappa che dovremmo sapere? No. Allora. Quautitlan. Beh, prima di raggiungere l'insediamento, noti che la giungla è insolitamente silenziosa. I nativi ti accolgono cauti, lanciando occhiate alle tue bisacce. Molti degli abitanti sembrano malati e hanno la pelle coperta di pustole sospettosamente simili a quelle del vaiolo. Cavolo. Questi sono gli scorsi spagnoli. Il capo tribù Itzcuintli è sorprendentemente difficile da localizzare. Sua moglie va a prenderlo in una casa che sembra leggermente meno tetra delle altre. Non è vecchio, ma è piegato in due. La pelle grigiastra e malaticcia gli disegna pieghe e solchi profondi intorno agli occhi. I figli del sole sono tornati. Voi avete scagliato questa maledizione mortale contro di noi. Siete qui per terminare quello che avete iniziato? Non abbiamo nessuna colpa di quello che vi è capitato. Noi no, ma gli altri sì. Tossisce violentemente. La nostra valle è stata maledetta da quando la vostra gente ci ha messo piede la prima volta. Secondo la nostra sciamana è la punizione di Mictecacihuatl, dama della morte e dea degli inferi. Ma la nostra sciamana è una pazza scriteriata che scrive agli dei lezioni degli uomini. Posso fare qualcosa per rendermi utile? Abbiamo delle medicine. La sua voce è piena di ironia sprezzante. Andatevene! È stata la vostra gente a condannarci a questa sofferenza. Non abbiamo bisogno di voi. Voglio aiutarvi, ditemi cosa posso fare. Itzcuintli brontola sconfitto. Se poteste lasciare del cibo per la mia gente, saremmo lieti di pagarvi per questo. Io non posso più parlare, ma posso commerciare forse. Il mercato di Quahutitlan. Nonostante tutto lo spazio a disposizione, il mercato di Quahutitlan non è niente di che. Qualche abitante, probabilmente proveniente dalle fattorie circostanti, espone dei cesti in gran parte vuoti. Gli oggetti cos'è che hanno? Torce e trappole con punte? No. Allora, vogliono cibo. Vogliono tanto cibo. 10 razioni mi danno 100 tesori. Che non è. Il commerciante ha dei prezzi cari. Potremmo dar loro 66 razioni. Che dite? Sì, dai. Mi sento un po' in colpa per quello che gli è capitato. I tesori ci servono. Vai. Qua mi fa dire qualcos'altro, eh? No. Quanto siamo di tesoro? Ci siamo quasi, eh.
600 ci siamo. Ok, mappa di sentieri come è messo? 7 su 10, ok. Ma qua c'era un cinghialino o mi sbaglio? No, era il cairn. Il cinghialino abbiamo preso ieri. Allora, proviamo a proseguire sulla strada, vediamo se capita qualcos'altro di interessante. Ci segna. Oh! C'è la fattoria azteche là sotto. Ma c'è altra roba che non conosciamo. Proviamo ad entrarci di qua a vedere se troviamo qualcosina. Tipo un bau forziere, piccolo forziere di tesori non mi dispiacerebbe. Ah niente, è stato morso dal ragno, ok. Cose che capitano. Caro mio, il problema è che è il medico quello, ne avevamo bisogno per fare medicine. Però per fortuna io posso curare e non va neanche troppo male. Razione, abbiamo carne per tutti, vai a tutti con la carne. Tu sviluppa gli aculei e conserva, mettiamo lui a conservare. E sarebbe utile l'altro. Vai tu a conservare, dai. Che hai 8. Oh cavolo. Avverti il rumore assordante di un'esplosione proveniente dai laboratori, nella parte posteriore dell'accampamento. Tu e gli altri accorrete per vedere cosa è accaduto. Trovi Carlos Zaraga a terra dolorante con la coperta addosso, gettata dai due servitori. Là sotto la coperta esce del fumo. Il laboratorio dove stava lavorando è saltato in aria. Che cosa è successo? Carlos lavorava a qualcosa armeggiando con dell'olio che deve aver causato un ritorno di fiamma. C'erano fiamme ovunque. In infermeria, presto, ripulite questo disordine. Sì, capitano. Ortega ordina a un paio di servitori di prendere un lettino, col quale trasportare in infermeria Carlos, ancora incosciente e dolorante. Cavolo. Stava facendo i cosi. Cioè, per fare degli aculei si è. Vabbè. Si è fatto malissimo. Ah, ok, queste sono le fattorie dei tizi qua che dobbiamo andare a devastare. Non mi piace tanto sta cosa. Non mi piace. Però la guerra è guerra e in passato hanno fatto ben peggio di questo. Ma non ci sono. Non c'è un piccolo baulino di tesoro così. No. Ah, quello è sempre messo male. Alvarado, vai qua. E allora mi sa che devo mettere qualcuno a cacciare. Così, come stai tu con la caccia? Tu stai messo male con la caccia, però. Noi siamo messi molto peggio, per cui. Ah, 9 unità di carne. Velasquez si era messo e Zaraga sta meglio. Non si è messi niente bene di carne adesso che abbiamo dato via tutta la nostra carne praticamente. Ehi? Ma che problemi ha? Perché non. No, è in una zona inaccessibile. Bug. Siamo dritti, siamo. C'è un cairn. Sì. Qua. Da queste parti. Di qua dove? Non lo vedo mica. Sì, c'era una cassa, la potevo prenderla, ma. Dove diavolo è questo cairn? Ah, cos'è? Rovine Trolltech. Niente, vabbè, il video è durato anche fin troppo, per cui diciamo che ci fermiamo qui, vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi se per caso non l'avete già fatto, ci vediamo nel prossimo video, ciao a tutti, buona giornata.